Federica Bianchi di Libera, semi di speranza. Semi di speranza perché Lazzaro con caparbietà l'anno scorso dopo gli atti incendiari ha detto: voi bruciate, io seminerò e raccoglierò ancora di più, e la promessa è stata mantenuta. Noi siamo stati vicini a Lazzaro, siamo qui con lui in questa giornata, in questa bellissima giornata, a fare questa festa della mietitura per dire che l'antimafia è, come diceva anche Rostagno, la lotta alla mafia è gioia di vivere, perché restituisce bellezza ad un territorio e libertà a un territorio. Manifestazioni come queste dimostrano che poi chi denuncia non è solo. Chi denuncia non è solo, questo messaggio deve arrivare ai commercianti, a chiunque è vessato dalla criminalità organizzata. Ci sono le istituzioni, ci sono tante associazioni, ci sono i cittadini che scelgono di dire di no alla mafia e quindi scelgono di stare vicini agli imprenditori che denunciano. Questo è il momento in cui ciascuno deve fare la propria parte per liberare questa terra, che è una terra bellissima, che potrebbe avere anche tante possibilità di sviluppo per creare un'economia più giusta e sostenibile, per dare lavoro a tanti giovani che invece oggi sono obbligati ad andare via, invece potrebbero trovare lavoro in questa terra. Lotta alla mafia significa anche questo, significa lavoro, significa politiche sociali, significa davvero restituire bellezza e libertà ad un territorio. Per non delegare, ma per prendersi la propria parte di responsabilità. Dai a me, no. Va bene, ci davvero.